Dopo aver visto nella lezione precedente come funziona un semplicissimo network con tre computer e uno switch, adesso cerchiamo di capire intanto come funzionano tanti switch a cascata e soprattutto per quanto riguarda poi la segmentazione, per esempio, all'interno di VLAN. Guardate come funziona. Allora, ovviamente per salvare il progetto lo potete salvare come un semplice elemento, quindi let's01 switch. Vado a creare un nuovo progetto. E che cosa devo mettere all'interno di questo sistema? Allora, mi rimetto i miei soliti PC, quindi vado a mettere per esempio il PC0, vado a mettere il PC1, guardate, il PC2 e il PC3. Quindi facciamo così, facciamo un'estensione verticale che forse potrebbe essere un po' meglio a livello operativo da comprendere. Allora, a questo punto immaginiamoci alcune tipologie di situazioni molto 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 particolari. Che cosa significa? Praticamente utilizzando uno switch, ok, io voglio effettuare delle connessioni di un certo tipo, ok, però voglio andare a definire o comunque sia voglio andare a modificare l'ambito di pertinenza, per esempio all'interno del network di vari uffici. Allora immaginatevi di avere tutti quanti dell'ufficio collegati allo stesso identico switch, ma ognuno dei dipendenti fa parte, ad esempio, afferisce a di una certa tipologia di dipartimento. Ok, e quindi che cosa dovrei fare? Guardate, immaginatevi che se vado in config, questo qui sarà il PC Giovanni, facciamo PC Econ, quindi del reparto di economia, ok? Quindi degli introiti e altro. Vado a mettere un altro PC, quindi PC Econ di Marica. Vado a fare il PC Dev, quindi di un'altra tipologia di settore. Ovviamente, questo qui sarà PC Dev di Valeria. E poi ci mettiamo pure Mario Rossi, che è l'ultimo, il PC sempre di Dev di Mario. Ok, a questo punto, scusate, mi metto un trattino per essere corrispondente. Allora, a questo punto cosa succede? Io vorrei che questi due elementi, ok, non riuscissero a raggiungere quelli di Dev, ok, e viceversa. Innanzitutto, che cosa devo fare? Per prima cosa vado ad effettuare una connessione. Quindi vi ricordo, utilizzo il copper straight, vado a collegarlo su ogni singolo elemento. Vedete, abbiamo quattro porte, è preciso preciso. Quindi la andiamo a mettere su ogni singolo step. Eccolo qua. E poi l'ultimo. In pratica, cosa succede adesso? Ora attendiamo ovviamente la configurazione. Se io vado ad assegnare ovviamente un dominio, okay, all'interno di questo sistema, ok, cosa significa? Che guardate, possiamo utilizzare questo, un place note, posso metterlo direttamente qui sopra. Dominio di econ con IP, per esempio, 192.168.1.x. Ci siamo, quindi a questo punto cosa succede? Io voglio praticamente tramite questo elemento posso effettuare delle selezioni o comunque sia dei raggruppamenti. Vedete? Questo è il primo dominio. E poi voglio un altro dominio qui con dominio dev con IP 2.192.168.5.x. Cosa significa? Che in pratica all'interno di questo elemento, quindi all'interno di questi due rettangoli, fondamentalmente io voglio che vengano assegnati degli indirizzi IP che abbiano nello specifico, ok, la terza posizione differente. Quindi in questo caso posso andare a definire quelle che sono delle virtual LAN. Bene, come funziona? Guardate. Vado ovviamente a specificare all'interno di questo del primo PC, vado su Fast Ethernet e gli metto 192, 192.168.1.101. Benissimo. Vado a mettere a quest'altro, sempre nella Fast Ethernet, 192.168.1.102. Stessa identica situazione, stesso elemento. Qui vado su Fast Ethernet 192.168.5 a questo punto, punto 101,
Vedete che ho cambiato, quindi qui c'è il 5. A questo vado a riutilizzare pure quest'altro, quindi vado ad assegnare 192.168.5.102. E quindi fondamentalmente, paradossalmente, ho creato, o comunque sia, sono riuscito ad andare ad effettuare la creazione della mia subnet mask. Allora, scusatemi, delle mie virtual LAN. Quindi questo qui, proprio se vogliamo, la possiamo chiamare VLAN 1, ok? E proprio dall'altra parte, scusatemi, e dall'altra parte questa qui sarà la mia VLAN 2. Ok? Tecnicamente l'utilizzo di nomi è totalmente superfluo, l'importante è che capiate come funziona il concetto. Bene, allora se tutto quanto va bene, facciamo una prova. Vado dal PC di Giovanni. Allora vado ad effettuare, quindi vado sul desktop e creo, vado sul command prompt, mi riporto fondamentalmente un ping su che cosa? Su quello di Marica. E quindi fondamentalmente, se vi ricordate, quello lì aveva un indirizzo IP. Quindi guardate, facciamo così, tanto ne sono soltanto due, li apro entrambi. Eccolo, posso anche rimpicciolirlo, così li vediamo entrambi. Quindi questo qui è il PC di Giovanni e questo qui è il PC di Marica. Per vedere come funziona, che indirizzo IP ho, mi basterà fare un ipconfig. Ok, vedete, questo è associato, Giovanni c'ha l'101 e l'ipconfig di Marica praticamente c'ha l'102. Adesso da Giovanni voglio pingare Marica, faccio un bel ping 192.168.1.102 e lui mi risponde, guardate, stessa identica situazione se faccio un ping 192.168.1.101 da Marica, ovviamente questi due si vedono. Quindi cosa significa? Che questi due elementi sono praticamente operativamente parlando funzionanti. Però adesso, se io dal PC di Giovanni voglio andare verso il PC di Valeria, quindi ritorno in desktop, mi riapro il command prompt, lo rimpicciolisco un pochettino così diventa un po' gestibile. Praticamente cosa succede? Allora, Giovanni dovrebbe pingare, guardate, l'192.168.5.101. Allora, che cosa succede qui? Vado a vedere, faccio un ping 192.168.5.101. 101, guardate cosa succede. Praticamente la rete non è raggiungibile. Vedete, vado in request timeout, ma stessa identica cosa potrei fare da Valeria, eh? Quindi ping 192.168.1.101, che è quello di Giovanni. Praticamente le mie richieste vanno in timeout, semplicemente perché cambiando questa sezione del mio indirizzo IP ho effettuato la creazione di due sottoreti totalmente diverse che sono indipendenti, e questo è fondamentale per noi. Ok? Attenzione, se vado in Ctrl-C interrompo, eh? Se faccio un ping di 192.168.5.102, che in pratica è quello di, ovviamente, di Mario, guardate cosa mi aspetta, ovviamente una reply andata a buon fine, semplicemente perché i due elementi, quindi Valeria e Mario, riescono a vedere il proprio computer, quello di Giovanni e Marica vedono il proprio computer, ma all'esterno delle proprie VLAN non hanno nulla praticamente a che fare, a che vedere sotto questo punto di vista. Quindi cosa succede? Io ho una configurazione fatta esattamente in questo modo. Bene, questa tipologia di configurazione è molto semplice perché utilizza un solo switch, quindi immaginatevi una situazione in cui un piccolo ufficio effettua una connessione di questo tipo. Adesso dobbiamo cercare di potenziare, tra virgolette, questa struttura cercando di collegare anche gli switch a cascata e vediamo come funziona.